Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. So che probabilmente non serve, perché ovviamente non serve, ma vi faccio uscire ovviamente la videoguida sulla ex numero 3 del nuovo evento estivo, essendo che si è aggiornato con la parte numero 2. Seconda parte dell'evento estivo che ci ha permesso di sbloccare la difficoltà ex 3, che ovviamente per chi ha un account, diciamo, day one, a differenza di altre sfide che ho avuto modo di affrontare, giusto Ramu, è comunque molto 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 fattibile. C'è chi appunto sostiene il fatto che questi, essendo comunque degli eventi che poi si perdono, la difficoltà è più bassa rispetto a una difficoltà di un evento permanente, e chi invece ovviamente la pensa un pochettino come me, ovvero per il fatto che non ci sia una misura o comunque non sia stato bilanciato bene il combattimento e la differenza di gap per quanto riguarda sempre il discorso di Ramu, che ripeto è un discorso mio molto personale, molto intimo, che non va ovviamente a giustificare né a mortificare il gioco stesso, però bisogna ammettere che per essere una X1 la difficoltà di Ramu è veramente veramente elevata. La X2, io ora lo dico giusto per la cronaca, ho visto il video di una whale che è stato postato sul nostro Discord, di una whale che aveva veramente personaggi tutti maxati eccetera, e non è riuscita a completarla. Non è riuscita a completarla, quindi capite benissimo che secondo me in quella fight c'è qualcosa di sbagliato. Sono convinto di ciò e continuerò a dirlo, però ovviamente ognuno ha il suo pensiero, ognuno ha le sue idee, come i fenomeni che postano praticamente la risoluzione della X1 dicendo che è easy, che è facile, con ovviamente armi ad overboost 7, 8 a livello 120, e hanno appunto anche la faccia tosta di dire ah vabbè, ma questa è difficoltà easy eccetera eccetera. Vabbè, piccolo sfogo personale, piccola parentesi. Cactuar, o per meglio dire il Boomtuar X numero 3, che richiede una potenza di 300.000, power di 300.000, e come sigilli ovviamente richiesti al solito ghiaccio e triangolare. È una fight che ho fatto letteralmente in auto, ve lo dico già adesso, infatti il combattimento non dura praticamente niente, anche perché ovviamente io, per quanto riguarda l'elemento ghiaccio, soprattutto gli attacchi magici, sono messo molto 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 bene. E non solo per quanto riguarda gli attacchi magici, ma anche proprio un setup ghiaccio vero e proprio, che è veramente forte, è proprio letteralmente forte, è molto molto forte. Infatti da un lato spero in una battaglia di Gilda con elemento ghiaccio, proprio per permettere a questo setup di girare e di essere praticamente al centro dell'attenzione. Che setup ho utilizzato? Ovviamente il mio setup è un setup estremamente forte, ragazzi. Power tra l'altro raggiungo 346.000, quindi non sono neanche troppo in alto rispetto al limite consentito, però ragazzi è un setup che veramente è un qualcosa di incredibile, è un qualcosa di incredibile soprattutto per Sephiroth che essendo comunque uno dei miei personaggi principali all'interno del gioco, su cui ho investito veramente tante risorse, mi permette comunque di essere veramente forte, veramente offensivo dal punto di vista magico, e poi ovviamente affiancato da Lucia. Qua sembra quasi ironico, no? Col fatto che è uscito il banner nuovo di Sephiroth e Lucia, e io che praticamente utilizzo all'interno di questo evento Sephiroth e Lucia. Ovviamente Matt imprescindibile ormai nel mio account. Matt, ragazzi, per me rimane comunque il personaggio più forte del gioco. Nel momento in cui gli daranno un'arma che potenzia gli attacchi magici, diventa il supporto definitivo e manda tutti quanti al baretto. Manderà tutti quanti a casa senza nessun problema. Cosa c'è da dire? C'è da dire che intanto il boss ovviamente effettua per la maggior parte attacchi magici, ed effettua soprattutto attacchi di tipologia fuoco, quindi bisogna fare attenzione ovviamente a proteggersi dall'attacco magico, ma anche dal fuoco, e io ovviamente ho fatto i setup proprio per evitare di subire danni da questi attacchi. Cominciamo da Sephiroth.
Sephiroth ovviamente al solito, ovviamente vestito Arcanum Ghiaccio, Wing Edge a livello 120 maxata, Overboost 10, quindi estremamente forte. Come arma secondaria ho messo invece una Protector's Blade, non solo per incrementare il mio boost di attacco magico, ma per fare danni AOE, dato che il Boomtuar in questo caso spawna dei Pyros, che però ovviamente Sephiroth riesce a one shottare, quindi non ho bisogno di fare attacchi AOE perché bastano due attacchi precisi e Sephiroth one shotta praticamente l'universo, la stratosfera, tutto. Ovviamente Summon di Shiva, che giustamente va va a mettere la ciliegina su un setup di tipologia ghiaccio, e poi tutte le materie che vedete accanto ovviamente servono solo per incrementare le stats, tranne ovviamente l'ultima che ho messo comunque un sigillo X, ma ho messo anche, dov'era? Forse era questa? No, mi sa che l'ho messa negli altri. Sì, mi sa che l'ho messo negli altri il sigillo triangolare, perché così Sephiroth continua ad attaccare con la Wing Edge e non si ferma praticamente a breccare i sigilli, che mi farebbe perdere soltanto tempo, mentre invece lui, facendo tanti danni, può andare dritto verso il boss e fare danni. Subweapon invece tutte che vanno a potenziare l'attacco ghiaccio e anche l'attacco magico, tranne l'ultima, che ovviamente mi serve invece in questo caso per difesa magica e resistenza al fuoco. L'ho messa giusto per precauzione, perché comunque Sephiroth dalle stats ha pochi HP, 9700 non sono tantissimi, però con un po' di difesa magica e un po' di resistenza a fuoco sono più che sufficienti. Quasi 5000 punti di attacco magico, quindi veramente tanta bella robetta. E per quanto riguarda le stats, ovviamente attacco magico massimizzato, boost ghiaccio a livello 7, Frostblade Arcanum che mi aiuta tantissimo, e poi resistenza a fuoco di livello 3. Per quanto riguarda Matt, invece, setup molto basico in questo senso, dove appunto ho una Prime Number per le cure, un Amulet Tribute, una Core Defender che appunto effettua Amulet Tribute come attacco per la difesa magica, tutte le materie che mi servono per incrementare le stats e un The Fate che mi serve comunque a, così diciamo, nel momento di debolezza del boss, a ridurre il suo attacco magico, anche se il boss comunque possiede un buff permanente di attacco magico, quindi si può debuffare, però ricordatevi che comunque il boss rimarrà comunque con un perma buff di attacco magico. Subweapon invece al solito, che incrementano healing e HP con buff, debuff, duration, in modo tale da potermi proteggere per il più lungo tempo possibile, e poi i guanti di Tifa che mi danno healing e resistenza al fuoco. Infatti le mie stats sono 10.000, quasi 11.000 HP in totale, 2.900 in healing, che sono veramente veramente buoni, e la difesa magica un po' più bassina, però non mi preoccupo più di tanto perché comunque Matt è molto resistente di base. Le materie al solito per incrementare le stats, e poi ho messo la limit per cancellare buff e debuff, però essendo permanenti purtroppo non mi aiutano più di tanto. Per quanto riguarda Lucia invece, anche lei comunque quasi 11.000 HP, ottimo attacco fisico di ben 4.370 punti, con ovviamente arma principale Bold Eagle per abbassare la resistenza al ghiaccio del boss, quindi permettermi di essere ancora più offensivo, e poi una Mad Minute come arma secondaria per abbassare ulteriormente l'attacco magico del mio avversario, anche se vi ricordo possiede un buff permanente all'attacco magico. Tutte materie per incrementare le stats, tranne l'ultima, perché ovviamente ha la sinergia dell'incremento danno ghiaccio del 30%. E poi come subweapon abbiamo praticamente resistenza fuoco HP, attacco generico con boost ghiaccio, attacco generico boost ghiaccio. Questo perché? Perché la Bold Eagle già da sola mi consente di incrementare al massimo il boost di attacco fisico. Quindi ho optato per incrementare l'attacco generale più ovviamente il boost ghiaccio, per far fare un po' di dannini anche
a Lucia, e infatti abbiamo un boost di attacco fisico di livello 7, un boost di tipo ghiaccio di livello 7, boost di attacco generico di livello 5 addirittura, tanta roba, e Fire Resistance di livello 2, con addirittura anche il boost Ability Potencies dato dal Mad Minute che è di livello 2 e quindi molto molto interessante. Peccato, per un punto sarei andato già a livello 3, che sarebbe stata una cosa eccezionale, però appena avremo l'ultimo overboost, o per meglio dire il quinto overboost, ci arriveremo e la Mad Minute sarà una delle armi migliori per quanto riguarda Lucia come armi secondarie, ovviamente esclusa la nuova arma che è uscita oggi, che è veramente tanta roba. Non c'è altro che ovviamente devo dirvi per quanto riguarda questo setup. È un setup che veramente gioca da solo, non c'è nient'altro da dire. Con un setup del genere potete tranquillamente giocare in auto. Io ho giocato in auto e lo vedrete ovviamente dal video. Una fight che viene gestita unicamente da Sephiroth, che fa dei danni della Madonna. Quindi vi lascio al video, vi lascio alla run, anche se sarà molto breve ma intensa. Come sempre vi ringrazio per aver visto il video e ci becchiamo alla prossima. Ciao! Let's go.